Il sito archeologico del Vignale si trova nella parte meridionale del territorio di Populonia, in prossimità della frazione di Rio Torto, ai piedi delle basse colline che separano la piana della Val di Cornia da quella di Follonica. Il nome Vignale, che oggi indica una grande fattoria sette-ottocentesca, prende origine da un toponimo medievale che fa evidentemente riferimento a una vocazione agricola di lunga durata. L'area del sito archeologico si presenta come un grande campo che si stende sia a valle sia a monte della strada statale Aurelia, all'altezza del chilometro 236. Le prime prospezioni sono state effettuate nel 2003. Professore, buongiorno. Francesco, ciao, come stai? Dov'è? Lei? Bah, lo vedi. Sono sempre pieno di lavoro da impazzire. Comunque, sono contento di vederti. Ecco, ah, grazie. Allora, Vignale quest'anno? Sì, ero venuto proprio per avere qualche informazione sullo scalo. Ah, beh, benissimo. Senti, allora, sono un po' pieno, sono un po' preso, però... ti posso dire qualche cosa molto velocemente, poi magari vai di là, trovi Stefano, trovi Elisabetta e loro saranno date delle informazioni migliori. Sì, va bene. Ti potrei raccontare rapidamente la storia di Vignale. Abbiamo iniziato nel 2003. Ah. Abbiamo iniziato nel 2003, la cosa è nata come una delle tante scavi che facciamo. Siamo stati chiamati dalla sovrintendenza perché l'azienda agricola che è proprietaria del campo voleva... aveva arato per impiantare una vigna, la sovrintendenza ci ha chiesto di seguire i lavori, sono uscite delle cose interessanti, allora abbiamo fermato i lavori e d'accordo col proprietario del campo abbiamo cominciato le analisi. Poi abbiamo fatto le prime trincee, abbiamo fatto una magnetometria e abbiamo capito che il campo era un campo molto interessante e da allora in poi... Quindi poi è iniziato lo scavo l'anno dopo? Diciamo sì, direttamente dal 2004 abbiamo deciso di cominciare lo scavo. E lì è nato un piccolo miracolo, nel senso che in un momento così difficile è difficile trovare soldi per scavare, però a Vignale abbiamo organizzato un sistema carino. Allora, ognuno ci mette quello che ha, e noi ci mettiamo la nostra capacità di fare lo scavo, il proprietario del campo, il dottor Orlando, l'azienda agricola Tenuta di Vignale, ci ospita gratuitamente nelle sue strutture ricettive, la Coop ci dà dei buoni acquisto per il cibo, il comune ci mette a disposizione le ruspe, che in questo momento sono per noi un lavoro fondamentale, insomma, e la cosa sta cominciando a funzionare. Quindi penso che per avere questa organizzazione bisogna anche intrattenere dei rapporti con la comunità locale, anche con magari delle aziende locali, appunto. Beh, sì, avere una sorta di progetto. Assolutamente sì, le due cose vanno assolutamente di pari passo. Vignale funziona perché noi abbiamo un progetto archeologico, ma contemporaneamente abbiamo anche un progetto di archeologia pubblica, di archeologia globale su quel territorio. Intratteniamo rapporti con le aziende, di cui ho appena detto, e intratteniamo rapporti anche con la comunità locale, soprattutto con la comunità locale. Riusciamo a organizzare anche delle cose divertenti, riusciamo a organizzare delle cene, delle visite guidate, delle cene d'ambiente romano, alcune sono diventate anche molto carine, e adesso produciamo anche dei cortometraggi che servono a spiegare alle persone di Vignale che cosa facciamo. Beh, quindi mi sembra che, cioè, penso che a settembre mi divertirò e mi troverò bene con queste premesse. A Vignale c'è da divertirsi, devo dire che c'è da divertirsi, c'è molto più che uno scavo, ci sono molte cose diverse. Comunque, senti, io sono un po' pieno, non voglio mandarti via, ma ti suggerirei di fare una cosa, vai di là, nel nostro laboratorio, sai, si chiama, quello che vedi si chiama MetaCube Lab, è un nome un po' strano, poi magari qualcuno te lo spiega. E trovi Stefano, sicuramente trovi Stefano, forse c'è Sole, forse c'è Samantha, non so chi trovi, forse Betta non la trovi in realtà, e ti spiegano tutto. Va bene, allora vado e vediamo sullo scavo. Okay. Buon lavoro, ci vediamo a sì. Ah, senti, se vai di là, potessi per caso questa pianta, la dai a Stefano e lui sa che cosa fare. Ah, perfetto, grazie. Ciao, arrivederci.